No, io resto, guarda, quando dimmi quello che devo fare io lo faccio, sono un po' emozionato. Neri Marco è! Ho detto bene, Neri, io... andava bene, bene, bene. Sì, sì. Avrei rotto anche l'altra gamba. No, beh, innanzitutto grazie per avermi invitato qua. E dici che sono spontaneo. Mamma era falegname, nonno era falegname, ci ho avuto precedenti illustri, Pinocchio, un altro che... Quindi... E mamma faceva, adesso è in pensione, faceva l'urlatrice, è un termine che non, insomma, sì, forse si conosce, insomma, nelle nostre zone, per chi non lo sapesse, quella che mette le tomaie, insomma, le mette insieme sopra, poi la scarpa ritorna alla fabbrica, insomma, quindi artigianato è... ci sono cresciuto, anch'io sarei voluto diventare artigiano, papà mi ha detto, ma che vai, studia che è meglio, insomma, quindi questo è anche uno dei, forse dei problemi che poi, insomma, adesso tutta gente che studia, nessuno che fatica, insomma, vabbè, vabbè, allora, Risorgi Marche, Marco, appunto, il presidente, mi ha detto che ci piacerebbe che parlassi un po' di questa esperienza. Racconta un po' come... Metti seduto, perché mi piace. Bella per te. Dovete fare, sì, sì, lo so. Come è nata l'idea? L'idea è nata, appunto, è una cosa fatta a mano, no? È fatta col cuore, con la testa, nel senso che dopo la prima scossa del 24 agosto ero andato dopo qualche giorno nella tendopoli di Arquata del Tronto, Pescara del Tronto, e lì era, diciamo, c'era, era limitato a quelle zone lì, ovviamente a matrice distrutta, insomma, morti, e quindi così ho chiesto se poteva far piacere una visita alla tendopoli, e dopo aver avuto riscontro positivo sono andato, ho incontrato delle persone che mi hanno detto non dimenticatevi di noi. Allora, vabbè, lì per lì ho pensato semplicemente a fare una cosa, un concerto, uno spettacolo per loro durante le feste natalizie che sarebbero arrivate da lì a poco. Poi invece il 30 ottobre c'è stata la seconda scossa che per fortuna non ha causato vittime, ma ha fatto danni enormi, circa due terzi, insomma, dei danni riportati nell'Italia centrale erano delle Marche. E mi dispiaceva che non si parlasse mai delle Marche, si parlava molto di Umbria, di Lazio, che per carità non è che bisognava fare una gara, però Marche era quella, la regione che aveva subito questo fatto. O preferite che stanno. Era quella che aveva subito maggiori danni, mi dispiaceva che non si dicesse niente. Allora, sulla scorta dell'esperienza che avevo fatto a un festival molto bello che si chiama I Suoni delle Dolomiti, in Trentino, ho pensato, è veramente un'idea che è venuta in poco tempo, ho pensato di chiamare a raccolta tutti gli amici che in questi anni ho avuto il piacere e l'onore di incontrare, di conoscere, quelli che appunto provenienti dal mondo della musica soprattutto. Ho detto, ma se noi facessimo dei concerti nelle zone colpite dal terremoto e quindi là dove probabilmente quest'anno non andrà nessuno, cioè nel 2017 ovviamente l'anno successivo, no? Là dove probabilmente il turismo, insomma, calerebbe molto, dove le aziende che normalmente sono abituate anche a vendere al dettaglio, al passaggio delle persone, del turismo, e laddove non c'è turismo già ci sono danni del terremoto, non ci sarebbe neanche nessuna possibile entrata. Allora, se portiamo la musica grazie alla musica, grazie a questi nomi di grande richiamo, portiamo attenzione alle Marche, facciamo venire spettatori da qualsiasi provenienza, appunto, e creiamo un movimento che dia, che metta riflettori sulla nostra regione, al tempo stesso crei dei vantaggi che non siano soltanto economici, perché adesso ovviamente sì, guarderemo anche a quelli, ma che porti una vicinanza a queste persone che sono state colpite dal terremoto, che man mano che la ricostruzione va avanti per conto suo, io facente parte della società civile, del lavoro artistico, insomma, posso dare il mio contributo in questo senso. E quindi ho subito chiamato il mio amico Battista Tofoni, che poi è l'operativo della cosa, quello che si fa ore e ore di tavoli tecnici con questure, prefetti, la sicurezza, insomma, è uno che
che come me ha fatto questa cosa completamente gratuitamente, quindi ha messo proprio tutta la sua esperienza e il suo tempo a disposizione. Abbiamo cominciato quindi a pensare di organizzare questo festival, e il primo anno, il 2017, sono stati 15 concerti, l'anno successivo sono stati 18, l'anno ancora sono stati 16. Io ho seguito tutti, per i primi 3 anni ogni concerto, diciamo, l'ho introdotto io l'artista, perché poi li chiamavo ovviamente, e tutti gli artisti sono venuti gratuitamente, proprio in virtù della, non solo dell'amicizia con me, ma proprio per la causa che raccontavo loro e che ovviamente conoscevano. Che loro venissero gratuitamente non significa poi che ovviamente tutte le persone che hanno lavorato affinché il festival funzionasse dovevano essere, lavorare gratuitamente, quindi ovviamente tutti i tecnici, i musicisti che accompagnavano gli artisti, e poi tutte le altre spese che insomma immaginerete, insomma, sono state ovviamente coperte da fondi che sono stati messi a disposizione dalla Regione Marche e da sponsor privati. Giusto per parlare un po' di cifre, diciamo che sono stati stanziati per le zone terremotate 4 milioni di euro ogni anno, che andavano spesi per attività turistiche e di spettacolo. Tra le varie critiche di chi non era magari ben informato, dicevano: perché non ci costruite le casette? Perché non era possibile, perché semplicemente quei soldi erano destinati a questo fine. Altri soldi, ovviamente molto, molto, insomma, cifre molto più ingenti, per fortuna, erano destinate ad altro. Quindi diciamo che Risorgi Marche, avendo poi le Marche appunto circa la metà di questi 4 milioni su 2 milioni, una media per i primi 3 anni è stata più o meno di 200.000 euro, quindi un 10% tendenzialmente. E adesso vi farei vedere un po' cosa è successo. Questo è un video dei primi 4 anni, quindi le prime 3 edizioni, e la quarta ovviamente poi è stata caratterizzata dal Covid, perché siamo arrivati nel 2020, il 2020 ovviamente in quell'estate siamo ripartiti un po' dopo i 3 mesi di lockdown totale che ci sono stati, e da luglio, agosto, settembre siamo riusciti comunque a organizzare, a fare dei concerti, e tra l'altro ci siamo anche avvicinati di più ai paesi, ai centri che sono stati colpiti, perché una caratteristica che a me piaceva e che volevo assolutamente che fosse, che contraddistinguesse Risorgi Marche, era la sostenibilità. E qui siamo nel tema di oggi, nel senso che organizzare concerti, far arrivare persone da dovunque, macchine, inquinamento, oppure insomma spese legate all'illuminazione, ai fari, ai riflettori, alle casse potentissime e tutto, era una cosa normale che secondo me non si conciliava con quello che era stato il messaggio della natura, che va avanti per conto suo a prescindere dall'uomo. E mi piaceva che quindi questo festival si riconciliasse, fosse anche una sorta, segnasse una sorta di riconciliazione tra uomo e natura. E quindi ho pensato, ma questo appunto nei primi momenti in cui pensavo a questa idea, che i concerti dovessero svolgersi di pomeriggio, probabilmente, possibilmente al tramonto, poi non sempre è stato possibile farli a ridosso del tramonto proprio per il rientro poi a casa, quindi col buio, questione di sicurezza, quindi li abbiamo sempre più o meno iniziati tra le 5 e le 5 e mezza. E mi piaceva che appunto non ci fosse illuminazione se non quella del sole, che non ci fossero palcoscenici, gli artisti si sono sempre esibiti stando sul prato, al massimo un tappetino, e che l'alimentazione fosse supportata da batterie, l'alimentazione che consentisse la durata di un concerto di un'ora e un quarto, un'ora e mezza al massimo, insomma, che non si potesse andare oltre proprio perché non c'era una connessione con l'energia, diciamo, a ciclo continuo. E poi il fatto che venendo quindi, pensando, auspicando che venissero tante persone, tanti spettatori, che le aziende colpite potessero avere una visibilità e la possibilità di vendere i loro prodotti vista questa massa di persone che sarebbero arrivate. Qui sono andate le isole del Busto, ovviamente tutti insomma, i commercianti delle varie zone in cui si andava potevano esporre i propri prodotti e poterli vendere. E c'è stato un giorno alla fine del primo anno, il penultimo concerto, che è stato quello di De Gregori, che doveva essere l'ultimo, 30.000 persone quel giorno lì, che poi invece c'è stato un altro che abbiamo recuperato di Samuele Bersani, che quel giorno lì
quel giorno lì ci fu maltempo, insomma c'era pioggia, quindi lui ha voluto recuperare, quindi è stato l'ultimo. Beh, quel giorno un commerciante che vendeva gelati ha detto che aveva venduto più quel giorno lì che non tutto l'anno, insomma, per dire, quindi è stata una cosa anche per me importante, no? Perché lei, quindi i nostri tecnici, fa vedere il video che riassume, diciamo. La musica, mi rendo conto, non può ricostruire fisicamente delle città distrutte, delle vite molto complicate, però è vero che può veramente essere uno stimolo, un'amplificazione di entusiasmo, di emotività enorme. Come nel Guernica, tutto era sbagliato, il senso al quale ci attacchiamo era stato tutto rimescolato. Tutti hanno provato, coloro che erano qui in particolar modo, e questa sensazione, insomma, in quei momenti ci si interroga su quali sono le cose alle quali ci si può attaccare, e spesso sono cose minuscole, oppure sono cose così resistenti e necessarie per ritrovare ancora un po' di forza. Io credo che la migliore parte dello spettacolo per voi sia già avvenuta, perché recarvi in un luogo del genere a piedi credo che sia uno spettacolo meraviglioso. Noi possiamo soltanto aggiungere qualcosa, ma lo spettacolo principale è questo. Voi, al di là di tutto quello che fanno gli altri, dovete trovare la forza dentro, grande in voi stessi. Siete fortissimi, avete un sorriso luminoso, avete un'energia grande. L'empatia ha nella musica forse il suo strumento migliore. Che belli che siete, voi non potete neanche immaginare che panorama c'è da qua, ragazzi. E c'è una cosa che non voglio perdere, è la fiducia, perché voi oggi mi avete dimostrato che si cade e ci si rialza, si cade e ci si rialza, e questa è la caratteristica degli esseri umani. Poi è stato un movimento che tutti quanti hanno contribuito a,
a creare. Cioè, a me la cosa che tocca il cuore è la civiltà e la bellezza delle persone che hanno partecipato, no? Perché avete visto, c'è un'immagine, c'è gente pure che si è fidanzata con i suoi immagini, sono sparito. E venivano un po' da tutta Italia, perché poi insomma ogni tanto si facevano interviste, e quindi man mano che si è capito insomma come funzionava questa cosa. Tra l'altro anche le maledizioni che mi avevano mandato all'inizio, perché il primo concerto dal 4 è stato Niccolò Fabi, 25 giugno del 2017, c'erano 3 chilometri da fare a piedi, perché ecco, avete visto la prima è la zona del concerto. In pratica sono probabilmente dove era montato il palco, non si riconosce più niente perché non c'è niente. Ho girato a destra e a sinistra qui nella conca di Rodi per trovare qualche rifiuto in giro, non l'ho trovato, sicuramente qualche coglione su 70.000 persone ci sarà stato, e probabilmente delle 70.000 persone la maggior parte che sono salite sin qui a piedi hanno provveduto a riportarsi a casa anche i rifiuti degli altri. Quello che è rimasto sul posto ci avrà pensato la staff. Io non ascolto Giovannotti, Marco Re non sapevamo manco chi era, poi c'era un personaggio di Dio che noi non ce l'abbiamo da 4-5 anni, per cui state tranquilli. Rodi vive nella sua serenità totale, è pulita anche tutta la strada, ho controllato lungo le scarpate, non c'è niente. I frati non ci sono, i rapaci stanno lassù tranquilli, bestie a pascolo non ce ne so. Non mangiate la carne umbro marchigiana, mangiate le solite vacche francesi, di ormoni e steroidi, perché se mangiate la carne quella vera di vitellone vi si pacca la mandibola. Rimanete seri. Questo è un appello rivolto a tutti gli ambientalisti, gli biologi e tutte le persone che sono in pensiero per questo luogo. Questo luogo è tranquillo come sempre. Forse ecco, a Bracano oggi, che prima nessuno sapeva che cazzo di posto era, e non c'era nessuno. Oggi ci sono 4-5 famigliole che si stanno a fare due panini e due birre, e il resto è rimasto tutto come prima. State sereni. I messaggi delle persone, e tra questi ne cito uno su tutti, diceva: io dopo il terremoto, una signora diceva, io non ero più in grado di uscire, non uscivo più, adesso non so, da casa probabilmente l'aveva persa, quindi parlava da una situazione, non ero in grado più di uscire di casa, e chi insomma preoccupati. E quindi per me questo aspetto, al di là di tutto quello che sono le cifre, è l'aspetto più importante ed è il motivo per cui è nata. Thank you.